Allora, è sempre molto complicato definirsi. È chiaro che si demanda al lavoro la propria identità e quindi la propria definizione del sé, eccetera. Però, volendo in qualche maniera raccontare a parole la definizione di un artista, deve essere comunque qualcuno che smuove le coscienze e dà la possibilità al fruitore di porsi delle domande, quelle domande fondamentali per una crescita sia sociale che spirituale, ma una presa di consapevolezza in toto. Ma io cerco di lavorare in questa direzione, cioè qualsiasi argomento può essere espresso, sono dei linguaggi e quindi laddove occorre un linguaggio un po' più meticoloso e più dettagliato, è necessario il disegno, ed è necessaria l'acquaforte, è necessario il bulino. Laddove invece il furore della pennellata, l'impulso quasi spasmodico del colore, quindi è una rappresentazione di getto molto emotiva. Il mosaico di per sé ha insieme il trait d'union fra la pittura e la scultura e quindi riesce a collegare sia il momento pittorico che quello scultoreo, ma soprattutto la ricostruzione. La ricostruzione diventa una specie di mantra, cioè dove tu ti metti a ricostruire un'immagine non con la violenza convulsa del pennello, ma con la meticolosa ricostruzione pezzo per pezzo, tesserina per tesserina, costruendole, tagliandole su misura. Ma io mi auguro, ho avuto diciamo, conferma dall'assessore alla cultura di Caltagirone, vorrebbe invitarmi alla prossima biennale di ceramica che si terrà appunto, suppongo, l'anno prossimo. È molto lusinghiero, io ho sempre ammirato la ceramica siciliana, di Caltagirone in particolare, per via della ricerca degli smalti di superficie, per via della ricerca dell'ornato, eccetera, questa tradizione molto molto antica. È chiaro che io sono ben disposto e di contaminare in qualche maniera il mio mondo col mondo della tradizione di Caltagirone.